Cresce lo scontento all'interno del Movimento 5 Stelle dopo l'annuncio da parte del governo che il gasdotto transadriatico che arriva in Puglia si farà. Il comitato No TAP è furioso con Conte e con i ministri dei 5 Stelle. Per Di Maio, con lo stop ci sarebbero stati 20 miliardi di euro di penali. Non sono penali, è tutto falso, replica l'ex ministro dello sviluppo, Calenda. Il ministro dell'economia Tria difende il presidente della Banca Centrale Europea Draghi dagli attacchi di Di Maio. Ha ragione, non ha detto nulla di strano, lo spread a questi livelli è dannoso e deve essere arginato, mentre le nostre banche restano solide, anche se in caso di difficoltà saremo pronti a intervenire. Negli Stati Uniti rischia la pena di morte Robert Bowers, l'uomo che ieri ha ucciso 11 persone e ne ha ferite altre 6 dopo essere entrato sparando in una sinagoga di Pittsburgh durante una funzione religiosa. Il killer, che è un suprematista bianco, avrebbe più volte urlato che tutti gli ebrei devono morire. Basta divisioni e odio, ha commentato Trump, anche se il presidente degli Stati Uniti è accusato in queste ore di non condannare a sufficienza i razzismi. Lo sport, doppietta di Cristiano Ronaldo e la Juventus passa a Empoli dopo aver finito il primo tempo in svantaggio. Pari tra Torino e Fiorentina mentre l'Atalanta vince sul Parma. Stasera il posticipo è Napoli-Roma. Dramma a Leicester in Gran Bretagna per lo schianto dell'elicottero del presidente di quella squadra proprio fuori dallo stadio dopo la gara di campionato. Nel 2016 il Leicester con Ranieri in panchina aveva vinto la Premier League. In Formula 1 in Messico, pole position per Ricciardo, terzo Hamilton, solo quarto Vettel. Le 7.30, buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Buona domenica anche naturalmente. Allora, c'è tanta politica in primo piano, soprattutto la vicenda della TAP, il gasdotto che dall'Azerbaigian arriva in Puglia trasportando gas da quei paesi centroeuropei. Ebbene, il via libera arrivato dal governo ha suscitato le durissime proteste dei movimenti contrari a questa grande opera che oggi scenderanno in piazza. Di Maio difende la scelta dicendo che c'erano penali altissime da pagare, però annuncia: fermeremo i lavori di un'altra grande opera, la TAV. Non si ferma la protesta della gente che vive a Melendugno e in altri centri del Salento contro la decisione del governo di dare il via libera alla conclusione dei lavori del gasdotto transadriatico che arriva dall'Azerbaigian. In particolare sale il malumore degli elettori di 5 Stelle che si sentono traditi rispetto alle promesse della campagna elettorale. Una contestazione che il vice premier Di Maio cerca di stoppare così, ribadendo un concetto già espresso da Conte. Non avevamo alternative, quelli di prima non ci avevano detto nulla delle penali di quasi 20 miliardi di euro. Ma le parole non bastano e gli attivisti No TAP sui social animano addirittura una campagna per chiedere le dimissioni dei parlamentari 5 Stelle eletti nel Salento, ma si incrina anche il fronte interno al movimento. Tre parlamentari chiedono al Premier Conte di ripensarci e avvertono: non possono esserci penali perché non esiste un contratto tra Stato italiano e TAP. Ma proprio sulle penali si basa la strategia di difesa di Di Maio, che però sono smentite dal suo predecessore al Ministero dello Sviluppo Economico, il PD Carlo Calenda, che dice: Di Maio si sta comportando da imbroglione, come su Ilva. Non esiste nessuna penale perché non c'è un contratto tra lo Stato e l'azienda TAP, ma in caso un'eventuale richiesta di risarcimento danni da parte dell'impresa, visto che sono stati fatti investimenti a fronte di un'autorizzazione legale. E come più volte spiegato anche per Matteo Salvini, la TAV va realizzata perché, spiega, per famiglie e imprese italiane pagare di meno l'energia è fondamentale. La polemica è destinata a durare, ma non è l'unico malumore all'interno del movimento. La tensione sale anche sull'altro grande cantiere, quello sulla TAV, l'alta velocità Torino-Lione, che, assicura Di Maio, non si farà. Siamo da sempre contrari ed è nel contratto di governo. Nessuno ha intenzione di foraggiare quell'opera. Anche il sindaco di Torino, Appendino, annuncia che la prossima settimana il no del suo consiglio comunale dalla TAV arriverà. Insorge il presidente del Piemonte, Chiamparino, che la città di Torino, uno dei due poli della concessione con Lione, di Canoa al collegamento con la Francia, mi sembra una bestemmia. E poi, sempre a proposito di grandi temi economici, c'è la questione delle banche. Ieri ha parlato il ministro dell'economia, Tria, dice: i nostri istituti di credito sono solidi, ma siamo comunque pronti a sostenerli se ci dovesse essere un'emergenza. Il
Le banche italiane sono solide, ma se dovesse servire, il governo è pronto ad intervenire. Giovanni Tria lo ribadisce, l'effetto dell'innalzamento dello spread per i titoli di Stato è dannoso e va arginato. Il ministro dell'Economia è d'accordo insomma col presidente della BCE, a differenza dei toni critici di Matteo Salvini e Luigi Di Maio nei confronti di Mario Draghi. Da ministro dell'Economia avrei preferito un livello di deficit più basso, ha dichiarato, ma per contrastare il rallentamento dell'economia avrei invece preferito un aumento del rapporto deficit-PIL anche più alto, sul 2,5%. Per Tria la crescita del prodotto interno lordo prevista l'anno prossimo all'1,5% resta l'obiettivo centrale ed eventualmente, in condizioni difficili, la legge di bilancio, ha detto, sarà corretta sul capitolo della spesa pubblica. I conti verranno controllati ogni 3 mesi e la possibilità di usare i risparmi degli italiani per risanare il debito pubblico, come suggerito da un funzionario tedesco della Bundesbank, è assolutamente esclusa. D'accordo con la strategia economica del governo 5 Stelle e Lega, si è dichiarato ieri l'economista Ashoka Modi, professore negli Stati Uniti all'Università di Princeton ed ex rappresentante del Fondo Monetario Internazionale nelle missioni europee della Troica. Dopo anni di austerità e disagio sociale, ha dichiarato, la manovra attuale è quella di cui l'Italia ha bisogno. Ma c'è un altro elemento di frizione che riguarda il decreto fiscale. Il vice premier, sempre lui, Luigi Di Maio, ha denunciato che nel testo del decreto è ancora rimasto il riferimento ai capitali esteri, sia per la rottamazione che per il condono. Fonti del Ministero dell'Economia parlano di una dimenticanza degli uffici e assicurano che le parti del testo sulla pace fiscale e i processi verbali di constatazione saranno modificati in Parlamento. Lo vedete, Di Maio si dichiara incazzato, questa è la parola che ha usato su Facebook commentando questa vicenda. E a proposito del decreto fiscale e dei provvedimenti economici, vediamo le ultime novità in vista in tema di pensioni. Si riduce di ancora 2 anni, arriva a -7 rispetto agli altri lavoratori, l'età per andare in pensione per il personale di volo delle compagnie aeree. 60 anni contro i 67 per ricevere la pensione di vecchiaia. A pagare sarebbero ancora una volta i passeggeri, perché quei 3 euro di diritti di imbarco che oggi si pagano su ogni biglietto aereo diventerebbero una tassa strutturale e non più a tempo, come sembrava all'inizio quando il balzello introdotto nel 2016 serviva per pagare la cassa integrazione ai piloti di Alitalia. Queste alcune delle limature del provvedimento sulle pensioni del governo per cambiare la legge Fornero, come stabilito nel programma, nonostante il presidente dell'INPS abbia paventato costi che si aggirerebbero sui 120 miliardi. La quota 100 rimane il fulcro. Nel 2019 si potrà andare in pensione anticipata rispetto all'età di vecchiaia avendo almeno 62 anni di età e un'anzianità contributiva di minimo 38 anni, ma sono previste finestre per l'uscita dal mondo del lavoro. I primi potrebbero essere i lavoratori privati iscritti all'INPS che abbiano maturato quota 100 a dicembre 2018 e che già ad aprile del prossimo anno inizierebbero a godersi la pensione. Se invece maturano i requisiti dal 1 gennaio 2019 si aprirebbe una finestra mobile trimestrale. Per i lavoratori pubblici che raggiungono quota 100 entro questo dicembre, l'assegno pensionistico scatterà a luglio. Se i requisiti maturano successivamente, l'assegno arriverà 6 mesi dopo. Rimane l'opzione donna, utilizzabile dalle lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni e da quelle autonome con almeno 59 anni, purché abbiano almeno 35 anni di contributi. Interviene Elsa Fornero, che continua a sollevare dubbi sulla difficile copertura finanziaria della quota 100 a tempo indeterminato. Fare la quota 100 soltanto per sbandierare lo scalpo, Fornero, mi sembra che non corrisponda a una scelta saggia per il Paese, dice l'ex ministro del Lavoro del governo Monti. Siamo alla cronaca. Crudeltà senza alcuna remora, questa la motivazione con cui è stato confermato l'arresto di 3 dei 4 stranieri accusati dell'omicidio di Desiree, la minorenne trovata morta nel quartiere romano di San Lorenzo, drogata e dopo essere stata stuprata. L'ordinanza del giudice somiglia ad una storia dell'orrore. Nel provvedimento con cui ha convalidato il fermo di 3 dei 4 uomini accusati dell'omicidio di Desiree Marottini, disponendo il carcere, il GIP scrive quanto raccontato da alcuni testimoni. Uno dei 2 senegalesi in cella avrebbe detto: meglio che muore lei piuttosto che noi in galera. Si tratta dello stesso migrante che ieri, durante l'interrogatorio di garanzia, ha deciso di rispondere alle domande del giudice, affermando di essere innocente, di sapere chi ha davvero ucciso la 16, di voler fare i nomi dei colpevoli. Gli altri 2 invece sono rimasti in silenzio.
hanno agito con pervicacia, crudeltà e disinvoltura, ha scritto il GIP nell'ordinanza, mostrando una elevatissima pericolosità e non avendo alcuna remora. Cani sciolti, immigrati irregolari, spacciatori, senza alcun legame familiare o lavorativo, per questo, secondo il giudice, potrebbero fuggire, per questo devono rimanere in cella. Durante quelle ore terribili avrebbero somministrato a Desiree un mix di droghe, perfettamente consapevoli, sostiene ancora il giudice, che fossero sostanze potenzialmente letali proprio per abusare di lei, a turno, per ore, per due giorni. Secondo quanto scritto nell'ordinanza, l'avrebbero poi abbandonata a se stessa, impedendo addirittura ad alcuni dei presenti di chiamare i soccorsi. Insieme a loro ci sarebbe stato il quarto uomo, il cittadino del Gambia, fermato a Foggia due giorni fa, che apparirà davanti al giudice pugliese probabilmente domani. Tutti accusati di omicidio volontario, violenza sessuale e cessione di sostanze stupefacenti. Chi indaga sa che il numero delle persone coinvolte nell'omicidio della sedicenne potrebbe essere più alto. Diversi testimoni hanno infatti affermato che in quei due giorni in cui la ragazzina è rimasta in balia del branco, in quello stabile abbandonato di San Lorenzo, covo di balordi e spacciatori, intorno a lei sono girate almeno una dozzina di persone. Secondo il GIP, gli arrestati hanno posto in essere condotte estremamente lesive contro un soggetto minore, giungendo al sacrificio del bene primario della vita. Sullo sfondo San Lorenzo, dove si continua a manifestare, ieri due sit-in contrapposti, da una parte migranti e partigiani, dall'altra l'estrema destra di Forza Nuova. Siamo alle notizie internazionali. La più grave strage contro una comunità ebraica nella storia degli Stati Uniti, quella di ieri a Pittsburgh. Un suprematista bianco ha sparato all'impazzata, 11 morti, 6 feriti. Ora l'uomo rischia la pena di morte. 11 morti e 6 feriti, è questo il bilancio definitivo dell'assalto alla sinagoga di Pittsburgh di Rob Bowers, un uomo di 46 anni, estremista di destra, il quale ieri nel giorno di Shabbat ha imbracciato una R-15, la versione civile di un fucile da guerra, e ha fatto strage nel quartiere ebraico di Squirrel Hill, sparando anche sulla polizia. Tra i feriti ci sono 4 agenti. Sulla sua testa ora pendono 29 capi d'accusa e la pena di morte per un uomo normale, dicono i vicini, tranne che seguiva continuamente i talk show politici in televisione a volume altissimo. In realtà Bowers frequentava anche le piattaforme online dell'alt-right, sulle quali si lanciava in violente invettive antisemite contro gli immigrati ed a favore di un nazionalismo talmente spinto da criticare persino Donald Trump, ritenuto troppo tenero. La sparatoria nella sinagoga di Pittsburgh è un attacco all'umanità, ha twittato Trump, che ieri ha intervenuto più volte sulla vicenda e che presto si recherà a Pittsburgh. Dobbiamo lavorare insieme per sradicare il veleno dell'antisemitismo nel mondo, ha detto, ma è per primo proprio lui ad essere accusato di avere creato in America un clima di odio con la sua retorica carica di insulti e di avere sdoganato l'ultradestra razzista. Oltre al massacro di ieri, infatti, gli Stati Uniti in pochi giorni sono stati teatro dell'assassinio di due afroamericani in Kentucky e dell'invio di 13 pacchi bomba ai più vocali critici del presidente da parte di un altro uomo di destra, Cesar Sayoc. L'ennesima strage inoltre ha riaperto il fiume di polemiche sulla facilità con la quale in America persone evidentemente disturbate possono acquistare armi anche d'assalto. Bowers aveva un piccolo arsenale del quale si vantava sui social. E a cavallo fra cronaca e sport, l'altra notizia internazionale di oggi e riguarda la tragedia accaduta a Leicester, sì, la città della squadra che un paio d'anni fa ha vinto la Premier League guidata da Ranieri. È caduto proprio fuori dallo stadio l'elicottero che portava il presidente di quella squadra ed è stata morte per lui. È stato l'artefice dietro le quinte del miracolo del Leicester City Cenerentola, trasformata in principessa della Premier League 2 anni fa dal nostro Claudio Ranieri. Ma la favola calcistica di Vishais arriva ad Anaprabha, proseguita con la partecipazione della squadra alla sua prima avventura di Champions League nella scorsa stagione, è diventata tragedia nella serata di ieri, proprio a un passo dallo stadio dei trionfi sportivi del team. Tutto è avvenuto in pochissimi secondi al termine della partita casalinga tra il Leicester e il West Ham, il tempo di decollare dal centro del King Power Stadium e scavalcare gli spalti. Dopo nemmeno 2 minuti di volo, l'Augusta Westland AV-169 si è schiantato in uno dei parcheggi esterni prendendo subito fuoco. Per qualche ora è mancata l'ufficialità dei nomi delle vittime, fino a quando nella notte è arrivata la conferma dalla famiglia che a bordo del velivolo, oltre ai due piloti, c'erano effettivamente il presidente e uno dei suoi figli. Non era invece a bordo l'allenatore del team, John Rutkin.
Nato in una famiglia di origine cinese 60 anni fa, Vishais Rivadanaprabha è stato fondatore nonché amministratore delegato del King Power Group, gruppo leader a livello internazionale nella gestione dei negozi duty free aeroportuali. Nominato ambasciatore di Thailandia, aveva ottenuto dal re del paese di cambiare il suo cognome di nascita in Srivadanaprabha, che si potrebbe tradurre come luce di gloria progressiva. Secondo Forbes era il nono uomo più ricco della nazione. Immediate le reazioni commosse del mondo del calcio, non solo inglese. Tra i primi tweet di cordoglio, oltre a quelli dei giocatori del club come James Vardy o il portiere Schmeichel, immediatamente intervenuto sul luogo dell'incidente, anche quello del Milan. Ancora da chiarire le cause dell'incidente di volo. Testimoni hanno affermato di avere sentito i motori dell'elicottero spegnersi all'improvviso, con il velivolo precipitato poi a spirale al suolo. E veniamo al campionato italiano di calcio. Oggi si giocano partite importanti, c'è Sampdoria, Milano contro i rossoneri, questa sera c'è Napoli-Roma, poi domani ci sarà Lazio-Inter, ieri tre anticipi con una vittoria, quella della Juventus che alla fine del primo tempo era in svantaggio. E chi l'ha fatta vincere? Nel segno di Cristiano Ronaldo. Sul campo di Empoli, dove storicamente ha sempre sofferto, la Juve si aggrappa al suo fuoriclasse per venire a capo di una partita complicatasi nel primo tempo, quando il bomber dei toscani Ciccio Caputo ha chiuso magistralmente una bella triangolazione al limite dell'area. Poi è salito in cattedra lui, CR7, trasformando dapprima i rigori conquistato con astuzia da Paolo Dybala, per poi realizzare il gol vittoria con un'azione magistrale conclusa con un tiro nel set. Una rete che permette alla Juve di tornare al successo, portando momentaneamente il suo vantaggio in classifica a più 7 sul Napoli. Partenopei che in serata cercheranno di rispondere nel match casalingo contro la Roma, di fronte a due squadre reduci dai rispettivi impegni di Champions. Mini turnover per Ancelotti, che darà nuovamente spazio a Milik e Rom. In casa giallorossa di Francesco, che recupera in extremis sia Fazio che Florenzi, cerca invece conferme da una squadra sinora troppo volubile ed altalenante. Tra gli altri match in programma oggi, con il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna a fare da apripista, fa spicco quello delle 18 tra Milan e Sampdoria. Contro la miglior difesa del campionato, Rino Gattuso si gioca le residue speranze di rimanere sulla panchina rossonera, rispondendo così alle tante critiche. Non siamo morti, io non sono spento e morto. Io sono uno che quando arrivano delle sconfitte mi bruciano. Negli altri due anticipi di ieri, netto successo dell'Atalanta sul Parma, grazie all'autogol di Gagliolo e alle reti di Palomino e Mancini, tutte nella ripresa. 1-1 invece tra il Torino e la Fiorentina, che passa in vantaggio dopo soli 60 secondi con Benassi, favorito dall'ingenuità di De Silvestri in piena area. Il pari granata 12 minuti dopo, quando il tiro di Aina sbatte prima sul palo, poi sulla schiena dell'incolpevole Lafon, terminando in rete. La domenica dei motori è iniziata in Australia, dove si è corsa la MotoGP. Ha vinto Vignales su Yamaha davanti a due italiani, Iannone secondo e Dovizioso terzo, solo sesto Rossi. E poi stasera si corre in Messico il Gran Premio di Formula 1, che dovrebbe laureare iridato campione del mondo nuovamente Hamilton. La prima fila è tutta Red Bull. Sotto il casco Daniel Ricciardo ha gridato tutta la sua gioia, mista ad una rabbia covata per chissà quanto tempo. Il suo rapporto con la Red Bull è agli sgoccioli, ma intanto ha consumato una crudele vendetta sportiva, negando al compagno rivale Verstappen una felicità specialissima. Poteva diventare il 21enne olandese il più giovane di sempre a conquistare una pole position, e le premesse c'erano tutte, con tre sessioni di prove libere letteralmente dominate. Ma la zampata decisiva è stata dell'australiano primo per appena 26 millesimi di secondo. Per lui, che lascerà la squadra a fine stagione, una giornata impossibile da dimenticare, anche se vincere il Gran Premio non sarà un compito semplice. Alle sue spalle, infatti, scalpiteranno due cavalli di razza come Hamilton e Vettel, con stati d'animo opposti. Il campione del mondo ieri quasi non credeva ai suoi occhi nel vedere i miglioramenti della sua Mercedes, aiutata in modo evidente dal calo delle temperature. Appena 135 millesimi di ritardo dalla pole position e molte chance di poter chiudere stasera il discorso campionato. Gli basterà chiudere in settima posizione, mentre il suo avversario Vettel è obbligato a fare bottino pieno.
ma il ferrarista quarto in griglia dovrà andare tutto bene, a cominciare da una partenza che si annuncia complicata. Il pilota tedesco ieri non ha migliorato i suoi tempi nell'ultimo giro utile, facendosi sorpassare da Ricciardo ed Hamilton, che hanno guadagnato 2 decimi in una sessione incerta sino alla bandiera a scacchi. E anche la gara di questa sera promette colpi di scena con il rebus delle gomme e la minaccia di pioggia proprio a ridosso della partenza. Fra poco previsioni meteo con Paolo Sottocorona, subito dopo c'è Omnibus. Gli ospiti di Marco Fratini di oggi sono Alberto Castelvecchi, Marco Loconte, Riccardo Palumbo, Maria Cristina Pisani e Rosario Trefiletti. Alle 13.30 la prossima edizione del telegiornale. Grazie, buon proseguimento di giornata con la 7 e buona domenica. Arrivederci.